Bastano 200 alunni armati di qualche chilo di gessetti colorati, un bel corso dritto e l'occasione giusta. Gli alunni sono quelli dell'Istituto Comprensivo Pirandello, il corso è via Guidobaldo del Monte a Monbaroccio e l'occasione giusta è la Festa degli Alberi che sabato e domenica prossima animerà lo splendido borgo. Questa mattina, dalle 9 in poi, da Porta Maggiore a Piazza Barocci era una festa in piena regola, dove ogni bambino colorava il suo pezzetto di selciato con grande impegno artistico. Obiettivo? Realizzare un albero da Guinness dei primati. Siamo saliti sulla terrazza del comune di Monbaroccio per offrirvi una panoramica migliore, una visuale ideale di quello che sta avvenendo nel corso principale, dove 200 bambini stanno dando il meglio di loro stessi con gessetti alla mano per creare questo albero così lungo, oltre 190 metri, che nella speranza degli organizzatori dovrebbe tentare il record del Guinness dei primati. Quest'anno, con una nuova location, una nuova situazione, l'albero più lungo da Guinness dei primati direi che è quasi ultimato, quindi 194 metri come avevamo promesso nei comunicati stampa, stanno quasi per finire, quasi tutto fatto, direi un bel evento grazie all'Istituto Pirandello di Pesaro, grazie alle insegnanti di Monbaroccio, degli istituti di Monbaroccio, della scuola primaria, secondaria e della materna, che oggi si sono dedicati qui nel paese per rendere bellissimo questo paese. D'altronde si sa, ai bambini basta dare dei colori da usare e il divertimento è assicurato, soprattutto quando possono dare libero sfogo alla loro fantasia. Ti stai divertendo? Sì, molto. Che cosa avete fatto qui? Abbiamo usato dei gessi per costruire un grande albero, cuori e tanti rami con diversi colori per fare diverse nazionalità. Cosa è per te l'ambiente, la natura? Per me è una cosa che deve vivere. La natura, bisogna conservarla così com'è? Sì. È importante? Sì. Perché gli alberi ci danno lo? L'ossigeno. Che è utile per? Respirare. Per vivere. Una giornata che oltre che divertente è anche didattica, quella che ha dato il via ufficioso al rinnovato evento di quest'anno, sotto gli occhi vigili di chi di natura e alberi se ne intende veramente. I bambini, i giovani sono il futuro e quindi se c'è un ambientalismo che vale la pena di essere vissuto è proprio un ambientalismo che coinvolga come protagonisti i giovani e i giovanissimi come questo oggi hanno fatto qui a Monbaroccio. Apertura ufficiale domani pomeriggio, quindi dalle 15.30 in poi, espositori, laboratori creativi per grandi e per piccini e nella mattinata un convegno alle 10 nel teatro di Monbaroccio sul Rinascimento, protagonisti anche qui gli alunni della secondaria di primo grado Barocci. Ciao!